5 all'11 settembre, Sciacca tornerà a vestire i panni di capitale del cinema con lo Sciacca Film Fest, evento giunto alla sua settima edizione. La multisala Badia Grande gestita dalla Vertigo sarà punto di riferimento per proiezioni di documentari, cortometraggi, lungometraggi dibattiti in una rassegna di altissimo livello. Sciacca Film Fest naturalmente è anche concorso, ovvero concorsi perché ce n'è più di uno. Sì, eh, come sempre, sin dall'inizio dalla, dall da, da, di questa storia dello Sciacca Filmfest, un, un posto particolare è sempre stato occupato dalla, dal concorso che poi, appunto, come dicevi tu, in, non è più soltanto cortometraggi come poteva essere inizialmente, ma eh, si sono aggiunte delle sezioni eh, dedicate al documentario, che è un genere che stiamo curando molto negli ultimi anni anche durante. Eh, L'anno e non solo in occasione dello Sciacca Film Fest, e, e da qualche anno anche i lungometraggi, quindi opere prime o produzioni indipendenti di registi che comunque sono già dei nomi importanti nel circuito cinematografico italiano, come Daniele Gaglianone o Francesco Bruni, che è anche lo sceneggiatore di Virzì, che però quest'anno è in concorso con un suo titolo da, da regista, o i Manetti Brothers, per esempio, che sono in concorso. Concorso, appunto con un lungometraggio. Il documentario tra l'altro ritorna, oltre che nel concorso, anche fuori concorso, con delle opere che comunque insomma stanno girando parecchio e che sono in questo momento a livello nazionale ma non solo. Titoli insomma, su cui è veramente focalizzata l'attenzione della critica, del pubblico e, e che riscuote sicuramente molto interesse. Ecco, ad appassionati però come noi vogliamo sempre fare eh, cerchiamo di, di proporli in, um, in un modo in un equilibrio anche all'interno del festival per cui anche come è sempre accaduto anche il pubblico non strettamente cinefilo eh, eh, ma così di appassionati anche in un modo un po' più occasionale hanno modo di di seguire queste opere, di conoscere cose che altrimenti appunto non, non conoscerebbero. C'è un filo conduttore nella selezione del, dei lavori? No, non c'è un filo tematico. Il concorso, appunto, è una, una, un qualcosa che in passato abbiamo fatto relativamente al documentario. C'è cioè una scelta di un tema specifico, eh, che poteva essere l'acqua, per esempio, mi ricordo anni fa, ma adesso negli ultimi anni, no, abbiamo cercato di. Eh, abbiamo un concorso aperto. È un concorso aperto. Cerchiamo di, di trovare diciamo, le, le novità, quello che a livello di autori emergenti risulta più interessante nel panorama proprio nazionale in questo periodo e insomma reperiamo i lavori e li mettiamo in concorso. E dicevo che appunto il pubblico negli ultimi anni ha anche una, un ruolo importante allo Sciacca Film Fest perché eh, vota, vota il proprio cortometraggio, il proprio documentario il lungometraggio preferito. Che è poi insomma a fine festival viene comunicato pubblicamente, quindi c'è una giuria tecnica che naturalmente esprime il proprio giudizio sul vincitore per categoria eh, all'interno del festival, ma anche il pubblico partecipa attivamente, non è una, una visione così passiva, occasionale, ci piace insomma, trovare questo tipo di, di scambio. A proposito di scambio, eh, che tipo di partnership avete preparato per quest'anno, con, eh, con quali altre organizzazioni? Ecco, una, un partner importante è sicuramente la FICE, che è la Federazione Italiana Cinema de sé, diciamo, dentro cui ormai... Gio in casa qui, diciamo. eh, esatto, proprio perché appunto Sino Caracappa insomma, ormai da anni ha un, un ruolo lì dentro centrale e chiaramente cerca di supportare tutto, eh, tutto quello che all'interno del cinema eh, si muove e che magari non è detto che abbia una strada spianata, allora c'è un lavoro importante di sale che cercano di supportare queste opere di autori. Eh, incoraggiando quindi anche gli sforzi che certi registi mettono nelle, nelle proprie produzioni al di là di una logica puramente commerciale. Quindi la FICE ehm, è un partner importante, così come lo è il centro sperimentale di cinematografia di Palermo, che si occupa appunto di documentario, quindi è una fucina di nuovi documentaristi molto prolifici che noi insomma, da qualche anno seguiamo. Eh, così come anche l'Istituto Luce, per esempio, ha dato una, un suo supporto diciamo, al festival di quest'anno. Quindi, sono collaborazioni che, insomma, che pesano eh, chiaramente sulla, eh, sul programma e su quello che può essere il futuro del festival. Spazio importante nell'ambito dello Sciacca Film Fest sarà dedicato anche al cinema in lingua originale. Obiettivo? Respirare le contaminazioni culturali e allargare il raggio delle proprie conoscenze. La sezione in lingua originale esiste, esisteva già nelle edizioni passate dello Sciacca Film Fest e anche quest'anno si è deciso di creare questa finestra sul cinema extraeuropeo. Eh, si tratta di un'occasione molto importante per il nostro pubblico per entrare in contatto con un cinema non molto noto che ha le proprie specificità e che proprio per questo eh, diversifica l'offerta dello Sciacca Film Fest. E rappresenta chiaramente un vantaggio per il nostro pubblico. Che tipo di film sono quelli che saranno proposti? Eh, la sezione in lingua originale si, or si articola sulla base di una serie di eh, rassegne eh, organizzate secondo il criterio dei paesi eh, di riferimento. Eh, diciamo che cominciando diciamo dal, dal paese più lontano, più a oriente rispetto a noi, abbiamo delle, mh, diciamo una rassegna dedicata all'India, poi abbiamo anche l'Iran. Per quanto riguarda l'Iran abbiamo scelto una serie di cortometraggi che sono stati presentati a Cannes e alcuni dei quali invece sono in anteprima allo Shakka Film Fest che sono molto interessanti poiché eh, trattano del conflitto, alcuni di questi trattano del conflitto Iraq-Iran e quindi delle conseguenze che questo conflitto ha avuto sulla popolazione iraniana dal punto di vista socioculturale. Mh, avvicinandoci poi diciamo, alle coste del, del Mediterraneo abbiamo poi anche una produzione proveniente dal, dall'Angola, il film si chiama Deported e eh, tratta della Colonizzazione portoghese in Angola e poi invece del post-indipendenza, quindi con anche qui le conseguenze di questi sconvolgimenti eh, politici. Ehm, abbiamo anche quest'anno riservato una mh, grande attenzione poi al cinema del Ma dal Maghreb, scegliendo due paesi. Ehm, abbiamo realizzato infatti un focus sulla Tunisia e uno sull'Algeria. Per quanto riguarda la Tunisia, abbiamo un film eh, che ha avuto grande successo in, eh, in tutta Europa e anche al di fuori dell'Europa come Le Challat de Tunis della regista eh, tunisina Kauter Ben Benhania. Ehm, si tratta di un film molto interessante poiché è a metà strada tra un documentario e un lavoro di finzione. Per quanto riguarda invece l'Algeria, diciamo che l'offerta anche in questo caso è diversificata e eh, si articola su degli incontri di tipo letterario e altri di tipo cinematografico. Per quanto riguarda l'incontro eh, letterario, abbiamo, è previsto un incontro con un'autrice un algerina ormai molto nota, Ahlam Moustéhanemi, eh, autrice di eh, romanzi eh, che nei quali l'autrice riflette del corpo femminile. Quindi si tratta sicuramente di un argomento di richiamo e eh, curioso per molti di noi, eh, mentre per quanto riguarda eh, la sezione cinema eh, sono previsti eh, degli incontri con tre, con tre registi algerini, eh, famosi in patria e anche all'estero. E così come con il Letterando in Feste che si apre alle proiezioni cinematografiche, lo Sciacca Film Fest non può certo lasciare fuori dalla porta i libri. Sciacca Film Fest significa anche eventi legati alla letteratura, ricordiamo che qui si svolge anche l'evento degli eventi diciamo, per quanto riguarda la cultura sciacca, ossia letterando in feste. Quali sono quelli che avete programmato nell'ambito dello Sciacca Film Fest quest'anno? Sì, è eh, bello che ci sia ancora una volta ripetuta questa intersezione tra cinema e letteratura che è diventata a tutti gli effetti un tratto distintivo del nostro festival, se si va a cercare e si fa un'attenta ricerca delle, dei festival cinematografici che sono presenti in Italia nessuno ha un rapporto particolare come il nostro con la letteratura ed è per questo che abbiamo cercato di incentivare e ampliare la sezione che anche quest'anno si chiama Letterando in Fest Estate che ho curato direttamente io e che farà parte dello Shaka Film Fest. Quest'anno abbiamo ancora una volta dato spazio ai professionisti della letteratura coloro i quali è da tanti anni che scrivono e tra l'altro avremo eh, qui allo Shaka Film Fest una presenza per quanto mi riguarda molto 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 particolare e sto parlando di Emilio D'Alessandro che era l'autista del grande regista che ha inciso nella storia del cinema e quindi di tutti noi Stanley Kubrick Emilio D'Alessandro che va a Londra perché non vuole fare servizio militare e arriva a casa di Mr. Kubrick mentre Kubrick lavora ad Arancia Meccanica e lì nasce un'amicizia che lui racconta in questo romanzo un racconto, che presenterà lo Shakespeare Film Fest. Ricordiamo per competenza di informazione che Kubrick girava i suoi film in Inghilterra. Assolutamente sì, lui infatti nella prima parte della sua vita sta con Kubrick, dopo la morte di Kubrick ritorna in Italia e decide, di, insieme alla sua casa editrice, di raccontare questa, questo rapporto così ravvicinato col grande regista eh, di Arancia Meccanica e tutti gli altri lavori che ha lasciato all'umanità. Per quanto riguarda le altre presentazioni, così come diamo spazio ai professionisti, diamo anche spazio alla letteratura locale. E, in, cerco di citarne una che rappresenta tutti gli altri perché. Tutti sono dei straordinari scrittori anche se emergenti sto parlando di Maria Stella Ruvolo che racconta una storia per noi particolarmente difficile racconta la storia di Titina che è una ragazza che si trova a convivere con il terremoto del 68 in Santa Margherita tra Santa Margherita e Montevago aveva un casolare fra questi due piccoli comuni e racconta il dramma di una vita prima e dopo il terremoto e quindi la letteratura locale avrà anche la sua rappresentanza insieme alla letteratura letteratura di quelli che io chiamo professionisti. Ecco, nell'ambito di, di questo segmento dello Sciacca Filmfest ci sarà anche spazio per una importante vetrina, ci saranno editori d'oltreoceano che saranno qui per un confronto con il mondo editoriale nazionale, in, in particolare quello che può, magari riguarda il nostro territorio. Che cosa significa? Cosa dobbiamo aspettarci? Questo sarà sicuramente la più grande sorpresa dello Sciacca Filmfest 2014. Difatti il direttore artistico Sino Caracappa è riuscito a stringere un protocollo. D'intesa che sarà sicuramente rinnovato nei prossimi anni con l'ICE, che è l'Istituto Commercio Estero, un gruppo di editori statunitensi dell'Università di Chicago e della città di New York, hanno chiesto all'Italia, quindi all'ICE che rappresenta questa parte del commercio editoriale, di. Trovare un festival in Italia che potesse dare spazio all'arrivo di questi statunitensi, di questi editori, di questi giornalisti. E allora Sino ha detto io lo Shack Film Fest e di fatti il 10 settembre li ospiteremo qui in Sicilia, quindi questo sarà un evento che avrà ribalta nazionale perché è la prima volta che una delegazione editoriale si sposta dagli Stati Uniti in Italia. Noi abbiamo chiamato tutti gli editori siciliani meno noti e più noti, quindi Sellerio, Mesogea e tutti gli altri, anche le due case. Editrici Sacenzi, Aulino Editore e Melcart Communication di Calogero Parlapiano che avranno la possibilità di fare degli incontri B2B commerciali con questi editori. Quindi avremo dei prodotti e delle opere di editori, di editori siciliani che saranno venduti in America e viceversa. Quindi questa è una cosa sicuramente importante. Appuntamento dunque a Sciacca dal 5 all'11 settembre con uno Sciacca Film Fest che si annuncia evento di spessore, luogo di incontro Non dimenticando che in quei giorni il festival lo Sciacca Film Fest la Badia Grande diventa un luogo di riferimento per tutti? Sì, diventa poi un luogo di riferimento perché appunto eh, per esempio eh, avremo dei registi anche qui presenti, quindi non è solo una visione eh, diciamo di eh, opere ma nel momento in cui molti Autori, documentaristi come Francesco Bruni, come Roberto Faenza, eh, Antonietta De Lillo, Costanza Quatriglio ce ne sono diversi, saranno qui presenti, diciamo, fisicamente a eh, presentare, a supportare le loro opere. È chiaro che l'impatto diciamo, anche con il pubblico diventa molto più forte. E poi, oltre a questo ci sono anche le rassegne tematiche che noi eh, quindi proponiamo tutti gli anni dal cinema invisibile che è una appuntamento ormai che credo che molti... Insomma, nostri spettatori conoscono, ricorderanno, cioè film d'autore anche internazionali, produzioni da varie parti del mondo che magari girano molto i festival, ma magari poi eh, passano poco per le sale. E noi in questa occasione li recuperiamo. Eh, o anche la rassegna notturna, che ormai è diventata diciamo, un appuntamento classico: proprio a notte fonda, facciamo dei, dei film a tema. Quest'anno il tema sarà Cinema e Sogno quindi tutti eh, titoli che un po' raccontano in modo diverso l'uno dall'altro eh, il sogno, il mondo onirico, insomma quindi questo può essere pure una, una curiosità che, che può attrarre speriamo diciamo, diversi appassionati, e quindi insomma c'è come sempre un'offerta varia e quindi ognuno potrà trovare quello che, che, più, insomma, che più è di interesse.